Ci sono città quadrate, città rotonde, città esagonali, città dalle forme irregolari e capricciose. Ma ce n'è una, forse l'unica al mondo, che è triangolare, perfettamente triangolare. Talmente triangolare che si chiama Cuneo. I nomi di tutte le città hanno un significato, ma per comprenderlo bisogna ricorrere all'aiuto dell'etimologia. Cuneo, invece, vuol dire Cuneo e basta. È un po' come se il nostro paese si chiamasse Stivale, invece che Italia. Il fatto di chiamare le cose con il proprio nome ci dice subito quanto siano onesti, concreti, precisi gli abitanti di Cuneo. Cuneo comincia esattamente al vertice di questo triangolo isoscele, dove è stata fondata 700 anni fa. Da qui la città è cresciuta solamente in questa direzione, né a destra né a sinistra, senza accavallarsi, ma ordinatamente collocando secolo dopo secolo le case una accanto all'altra, come i fogli di un calendario. Qui perciò è l'anno zero di Cuneo. Qui il 1600, qui il 1800, qui il 1967 e qui sarà il 2000, senza scampo. Sempre precisi, i cuneesi hanno pettinato la loro città con la riga nel mezzo, staccando dal vertice del triangolo una bisettrice che divide in due la città e che costituisce il corso principale. Questa geometria elementare ci conferma la chiarezza di idee dei cuneesi e la loro disposizione a fare le cose razionalmente. Percorrendo il corso, percorriamo la storia della città. A destra e a sinistra, i secoli si susseguono ordinati come i libri di una biblioteca. Tutto è perfettamente catalogato in ordine cronologico. Dall'aspetto di questi palazzi dovremmo essere verso il 1600 o agli inizi del 1700. Ormai siamo verso la fine dell'Ottocento e imbocchiamo il nostro secolo. Si riconoscono i palazzi stile Umbertino, Liberty, Belle Époque. Lo stile moderno segna il dopoguerra. Il corso è lungo 7 chilometri, la città ha 700 anni, perciò cresce metodicamente un chilometro al secolo, 10 metri all'anno, 3 centimetri al giorno. Infatti, ecco laggiù in costruzione la Cuneo dell'anno Venturo. Cuneo è come una nave dalla prua antica e dalla poppa eternamente in cantiere. È una città solida, ben costruita, priva di fronzoli e capricci. Non è ricca di fantasia, ma è ordinata, disciplinata, metodica. Non ha cose di lusso, ma tutte cose utili. A metà del corso, diciamo verso il 1850, si apre un'immensa piazza, vasta come un campo di Marte. A che serve tutto questo spazio in mezzo alla città? Ogni martedì, da tempi immemorabili, qui c'è il mercato. Un mercato qualunque, con bancarelle e cianfrusaglie. Ma a Cuneo, anche un mercato assume un'aria di decoro e dignità inaspettata. Non si sentono grida sguaiate o altoparlanti. C'è il tono sommesso e signorile dei negozi di lusso. In Piemonte, la signorilità è ancora una virtù civica che appartiene a tutti. È un riserbo che nasconde una grande fierezza. La città di Cuneo è nata da un atto di libertà, da un gesto di ribellione contro la prepotenza dei feudi. Qui lo spirito di libertà è un ideale senza retorica. Cuneo è infatti nota col nome di provincia tranquilla, ma tutta la sua storia è un susseguirsi di improvvise vampate di rivolta contro l'oppressione. L'ultima durante la guerra di liberazione, nella quale Cuneo meritò ben 3 medaglie d'oro delle 32 concesse dalla Resistenza. E questa piazza è dedicata alla memoria di Duccio Galimberti, l'eroe partigiano cuneese. Se Cuneo si è conservata così ordinata nei secoli, lo deve anche ad una continuità architettonica che è divenuta ormai una caratteristica della città. Il corso è fiancheggiato ininterrottamente da 2 porticati, sotto i quali si può percorrere in lungo e in largo la città. Man mano che si procede verso l'anno zero, i portici diventano più bassi, più stretti, più bui, proprio come se si rimontassero le pagine della storia più lontana. I portici non solo proteggono i cittadini dalla pioggia, dal sole e dalla neve, ma hanno protetto la città dagli assedi. Sì, dagli assedi. Cuneo in questo campo batte tutti i record. Secondo alcuni storici ne ha subiti 7, secondo altri addirittura 11. È stata assediata dai francesi, dagli austriaci, dai russi, e forse caso unico nella storia, dei suoi stessi abitanti. Fu assediata infatti dai partigiani cuneesi verso la fine della guerra. Ma i portici che c'entrano? Grazie ai portici, la città poteva resistere per anni agli assedi. Infatti le arcate venivano chiuse con sacchi di terra, creando 2 lunghissimi tunnel, lungo i quali i difensori potevano spostarsi liberamente su e giù per la città.
Cuneo ha 50.000 abitanti e secondo una certa statistica ad ogni cittadino corrispondono 2 metri di portici che i cuneesi utilizzano intensamente. I portici non sono un marciapiede qualunque. La volta che li chiude dà un'area di intimità che ne fa una specie di salotto lungo 14 chilometri. Sotto i portici quindi si svolgono tutte le fasi della vita dei cuneesi. I portici inoltre hanno una specie di succursale estiva nel Viale degli Angeli, un rettilineo alberato che forma uno dei lati del triangolo di Cuneo. Qui, sotto questa volta verde, hanno passeggiato tutte le generazioni di innamorati cuneesi. Qui invecchiano dolcemente tutte le nonne di Cuneo. È il viale del tramonto e il viale dell'alba allo stesso tempo. La topografia della città ci dice molto del carattere dei suoi abitanti. Ci sono città allegre, tristi, frivole, austere. Cuneo è la città per bene, la città in doppio petto, pettinata con la riga nel mezzo. Precisa e metodica, Cuneo non nasconde la sua vocazione di città amministrativa, di città capoluogo di provincia, sensibile alle aspirazioni e ai problemi del territorio che la circonda.